Questa conferenza ha avuto il grosso merito di riunire attorno a un solo tavolo tutti gli stakeholder che si occupano di infrastrutture di ricerca nel nostro paese. Non capita spesso, anzi capita raramente, di incontrarsi e discutere del tema, perché generalmente ci si discute magari tra addetti ai lavori di una singola branca o di una singola disciplina o di un singolo settore, come per esempio il caso del Ministro della Salute, che occupandosi di materia sanitaria si occupa principalmente delle infrastrutture che operano in sanità, in particolare quelle che si occupano di biobanche, di ricerca traslazionale e di sperimentazioni cliniche. Invece avere uno sguardo un po' più generale, andarsi a confrontare anche con gli altri settori, è un qualcosa che serve sicuramente al Paese, perché dobbiamo costruire un sistema Paese, ma serve soprattutto alla ricerca sanitaria, perché non è possibile confinare la ricerca oggi su un solo ambito, su un solo settore, ma occorre trovare dei momenti di raccordo con le altre discipline, anzi tante volte più che di raccordo, proprio di integrazione con le altre discipline. Del resto abbiamo già tantissimi casi in sanità che testimoniano questo. Quindi una giornata come oggi è importante, chiaramente è importante se poi alla giornata seguono dei fatti e quindi si raggiunga veramente un coordinamento fra tutti gli attori che sono coinvolti nelle infrastrutture, in modo da arrivare poi a una programmazione che non sia ovviamente rigida, che sia sufficientemente agile da lasciare spazio ai singoli attori, ma allo stesso tempo che dia le linee su dove sta andando il Paese, dove sta andando la ricerca e quali sono i contributi che vogliamo dare poi al dialogo europeo. E sicuramente un ruolo fondamentale ce l'ha il MIUR, quindi la cosa che immagino è di avere un coordinamento a più livelli, a livello diciamo istituzionale, amministrativo, dove il MIUR dovrebbe giocare un grossissimo ruolo, e chiaramente un coordinamento scientifico, un board scientifico che riunisca esponenti delle varie infrastrutture in modo da delineare, da avere l'integrazione tra le politiche, anche avere uno scambio di comunicazione e di informazioni, perché tante volte non si sa quello che fa, cominciano ad essere tante le infrastrutture, quindi essere informati su tutto è difficile, e invece in un board che sia anche un forum si avrebbe la possibilità di conoscere, di sapere quali sono le azioni che si possono fare per integrare le varie politiche.